A 70 anni di distanza, la domanda fondamentale è: oggi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sarebbe approvata? Amnesty International non ha dubbi sulla risposta: no. E non solo, perché nel 2018 sono 70, curiosa coincidenza, i paesi in guerra, con milioni di persone, donne e bambini, scartati, oppressi. Eppure quando l'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 vota a Parigi la Dichiarazione dei Diritti Umani, le attese sono ben diverse. È un testo illuminato che proibisce la schiavitù e la tortura e fissa i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona, come il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un equo processo e all'asilo politico, il diritto della famiglia a essere protetta senza restrizioni di pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica. Principi sacrosanti conquistati anche col sangue nel Novecento. Tuttavia negli ultimi anni si è tornati indietro e oggi chi difende i diritti umani viene criminalizzato sia nei regimi che nelle cosiddette democrazie liberali. In un messaggio ai partecipanti a una conferenza all'Università Gregoriana di Roma, Papa Francesco lancia un accorato appello a quanti hanno responsabilità istituzionali, chiedendo loro di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo, anche quando ciò significa andare controcorrente. E su Twitter scrive: ogni persona umana, creata da Dio a sua immagine e somiglianza, è un valore di per sé stessa ed è soggetto di diritti inalienabili.